Siamo entusiasti di questa presentazione del Centro Storico di Napoli, il grande progetto, le gare si stanno aggiudicando, si stanno facendo, sta andando tutto bene. Voglio sottolineare veramente questo spirito istituzionale unitario che ha caratterizzato questo lavoro, dalle sovrintendenze alla Direzione Regionale dei Beni Culturali, il Comune, la Regione. Soprattutto ho fortemente voluto il coinvolgimento dei giovani, soprattutto della Facoltà di Architettura, che hanno dato il loro contributo entusiasta, e questa la Napoli che voglio e la Napoli che ce la può fare, che non restituisce i fondi europei a Bruxelles come è stato nel passato. E abbiamo vinto anche una sfida, perché fino a poco tempo fa anche su questo grande progetto in città c'era qualcuno che diceva che non ce l'avremmo fatta. Io mi auguro che invece ci sia sempre questa energia positiva nella nostra città come in questo caso, e che non ci siano più divisioni su fatti che interessano la nostra città. Ho letto oggi sui giornali che il dottor Maida sarebbe il nuovo comandante della Polizia Municipale. Questa è una notizia non vera. Non sarà ricoperta la casella del comandante della Polizia Municipale, perché il sindaco ha scelto il colonnello a Canfora. Purtroppo la decisione che ci auguriamo venga rivista dalla Corte dei Conti, ma questa che è intervenuta a gennaio ha prodotto alcuni effetti di rallentamento. In questo caso non abbiamo potuto procedere a quella nomina. Quindi per i prossimi 2 o 3 mesi sarà vacante la casella. Mi occuperò anche io personalmente sempre di più di quella funzione. Ho creato una cabina di regia dove c'è il direttore generale, il dottor Maida, il dottor Esposito e il dottor Carriola. È una cabina di regia che deve funzionare nell'esclusivo interesse della città. Non voglio beghe personali, chi non ci sta è meglio che se ne va a casa, perché adesso è il momento di essere uniti, e io ogni giorno alle 8:45 vedrò i responsabili della Polizia Municipale. Chi tira il fiato o fa altro o fa interessi che non sono quelli della città è meglio che non si presenta proprio, perché noi oggi abbiamo bisogno di donne e uomini che lavorano e che non fanno altro. Poi quando avremo la possibilità di nominare il nuovo comandante lo faremo.